dopo, al posto di blocco alla casa di cocche stava la polizia, hanno ammazzato il poliziotto là. Sì. E io e papà stavamo proprio sotto alla macchia, passato il curvone. Macchia grande. La macchia grande, proprio alla via che va a Iucapaglia, dicevamo, no? Sì. A un certo punto quello che è successo là, vedemmo gli apparecchi da quella parte e si vedevano i rimorchi. A un certo punto papà dice, oh, alla Madonna, vengono la fumera che si vedeva. La colonna era arrivata qua, erano due motociclette davanti e un tank dei militari. E un aereo, a quei tempi forse lo chiamavano cicogna, una specie di schema, ma per me era un caccia. E faceva una ricognizione davanti a vedere se era libero un partigiano. Quando videro a noi di scappare, invece verso la macchia, scappammo verso il curvone, papà fu che decise quello, io non volevo. A un certo punto questo aereo ha distaccato quello, si è buttato, impicchiato proprio da bo, 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 bo. Lui mi ha pigliato per un piede che io scappavo, mi ha fatto crescere, mi ha fatto sbattere, soprattutto chissà, era tutto patate là, quei tempi. Fortuna di una pianta di noce che stava là, appena sotto il curvone, sotto la strada che va là con San Franco era questo. Allora l'apparecchio passa, ma i sassi a fianco a noi volavano in aria, fuma fortunale. Difatti l'aereo va verso come per un mortale fontanelle, si rigira, appena che si rigira incomincia di nuovo a sparare. Quella pianta di noce, lui sparava e noi giravamo attorno come l'aereo veniva e ci siamo salvati. Allora la colonna già era passata là davanti a noi. Sì, che andavano verso il Ponte Cerreto. Fronte alla funivia. Sì. E l'aereo dovette ripigliare e c'era bosco e tuttora, questo è, e la scelta era perda a noi. E dopo da là andiamo a fa fino alla Sboda. Là stava la massa degli assassini. A Reale, sotto la vallata. Quella vallata che chiamano proprio la Sboda. Sì, sì, sopra le Pernagnose. E là ci stavano qualche 200 persone, donne, piccole, compagnia bella, ma tutti impauriti. E là, però nessuno... Ma già sapevano che era stato ammazzato Pasqualino? No, nessuno sapeva niente. Però Franco Acitelli, un figlio di Principine, quello sta con me, siamo parlati, io ho raccontato questa faccenda, che vorrebbero fare una lapide, dice perché la lapide all'anno in qua? Questo è un sciocco. Allora lui mi disse, lui e il figlio di Dunata, quello è morto, Domenico si chiamava, stavano a quei rocchi, una volta erano di Lorenzo, i tronchi di noce, sì, a stagionarla. E dopo che avevano ammazzato sto carabiniere e Pasqualino, che l'avevano portato all'Aquila, gli stessi tedeschi mi sembra che lo portarono. Beh, Lucrezia, alla casa di cocche, ha lavato la faccia a sto carabiniere allungato morto, Lucrezia, e gli ha lavato. E Franco dice, no, io stavo là, l'ho visto. Quando Lucrezia l'ha lavato la sera, dopo che avevano pigliato Mussolini e ripartiti. Quando già era finito tutto. Quando era finito. Quello stava ancora là, dopo l'avranno pigliato, chi l'ha pigliato non lo so. I carabinieri vennero e gli disse, andate via, scappate. Però lui l'ha visto, diceva qua, a Lucrezia. E io dico, se sta lapide deve essere fatta, no? Io là sono stato ammazzato, perché? Mo questi sono dell'Aquila, che ne sanno? Almeno che i familiari di questo tipo, allora, vogliono. Però, ma io penso, se a me mi è successa quella faccenda qua deve essere. Io qua passo e mi inghino a quelli là.